C'è una guerra ai confini dell'Unione Europea che coinvolge un paese candidato a essere parte dell'Unione Europea, che è invaso da forze armate di un paese ostile all'Ucraina, che è la Federazione Russa. Seguiamo con grande attenzione, con grande preoccupazione, naturalmente lavorando per la pace, ma ripeto, non esiste pace senza giustizia. Giustizia significa indipendenza e libertà dell'Ucraina, altrimenti si tratterebbe di una resa dell'Ucraina nei confronti della Russia e questo significherebbe la vittoria dell'autocrazia contro la democrazia. Ecco, noi vogliamo che questo non accada e difendiamo le ragioni dell'Ucraina, difendiamo il diritto ad essere indipendente e libera e difendiamo il rispetto delle regole del diritto internazionale che sono state violate dalla Russia, ma questo non significa che noi non vogliamo la pace, però ripeto, la pace o è giusta o non è pace. Una Ministro, lo lunga Stato. guerra, quindi ancora ci attende, una lunga guerra attende ancora, l'Ucraina si è già detto. Bene, non dipende da noi, dipende soprattutto dalla Russia, cosa intende fare. Oggi i segnali sono negativi perché il nuovo attacco contro la capitale Kiev è un brutto segnale da parte della Russia, continua una inaccettabile aggressione nei confronti di un paese confinante che deve essere totalmente condannato.